Hold up. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono BertaFarmer02 e oggi vi do il ribenvenuto sul mio canale YouTube. Perché vi do il mio ben ribenvenuto? Perché ragazzi siamo tornati con la serie di farming e poi anche di Minecraft eccetera eccetera. Ritornerò piano piano. Allora ragazzi, come sapete il mio computer è da butto via, quindi sto registrando con un computer che avevo, un altro computer che avevo qui a casa, quindi ragazzi i video saranno come saranno per il momento e niente. Allora, come vi ricordate, ci eravamo lasciati nella terza puntata della Old Stream Smart che stavamo facendo legno. Allora ragazzi, come appunto ben vedete, anche gli specchietti non si vede di dietro perché devo ancora impostare alcune grafiche, devo modificare alcune cose, quindi ragazzi portatemi pazienza. Alcune mod non ci sono installate, ad esempio il fattore due assi, quel carro azzurro blu che avevo preso. Quello lì ad esempio non c'è più, però ragazzi scialla, perché per il momento io direi di fare così con le mod che abbiamo eccetera eccetera. Poi appena ho un attimo di tempo le installerò io e niente, ritorneremo come prima, ecco. Allora, prima ho sentito un attimo un altro meccanico concessionario meglio, sì. E mi ha detto che c'ha un trattore da darci in prova. Andremo a vedere nella prossima puntata ad esempio di che cosa si tratta. Allora, ce lo dà in prova da provare perché è nuovo, ragazzi, è nuovo. E quindi non so nemmeno di che cosa si tratta, ecco. Magari può essere un catorcio come un gran trattore, però andiamo a vedere domani. Sì, andremo a vedere domani e vedremo insomma cosa ci offre il nostro meccanico di fiducia. Allora ragazzi, in questa puntata riseminiamo. Siamo nella puntata 4, seminiamo, e nella prossima puntata ragazzi andremo a vedere qual è questo trattore, poi faremo alcuni e poi andremo a lavorare per conto terzi, se può andare bene. Scrivetemi nei commenti se volete vedere se lavoro un po' per conto terzi oppure non proprio come sto facendo adesso. Però non lo so ragazzi, per me è uguale, è la stessa cosa, non cambia niente. Ok, volevo simulare un pochino la realtà stando dentro il cabino. Come vedete in questo momento non ho potuto aver montato il volante perché comunque ragazzi mi dovrei spostare un'altra stanza, quindi sarebbe un po' un problema. Comunque prossimamente vedrete anche dei video con il volante come facevo prima. Ok, allora seminiamo un altro po', stiamo seminando della soia e niente, più avanti ragazzi comunque vedrete che andremo comunque avanti, ci espanderemo, compreremo nuovi mezzi eccetera eccetera. Facciamo un po' piano piano le nostre cose. Allora, io avevo in mente tipo più avanti di cambiare qualche trattore, magari non nella prossima puntata ma verso la quinta, ecco, che se ci piace ovviamente il trattore che ci ha dato in prova lo teniamo, ecco. Vediamo i soldi, ce lo teniamo.
ovviamente darei via il T6, sì, il mio Highlander T6 che ho, che mi terrei il trattore, insomma, che ci daranno, perché comunque il T6 non è che, come posso dire, non è molto, non tira molto le seminatrici, robe così. Quindi vedremo. Allora, qua la seminatura, come potete vedere, sta procedendo abbastanza bene. Mi raccomando ragazzi, guardate il video fino alla fine, perché non dico che voglio che lo guardate perché faccio visual, ma perché vi ho detto alcune cose che magari e vi dirò, ecco, magari alcune cose molto importanti per quanto riguarda i video. Così dopo dovrebbero uscire, ragazzi, secondo le mie teorie, un video al giorno, una settimana, sto per dire una cavolata, un video al giorno. Per ora ricominciamo con farming e poi dopo, ragazzi, rivedremo anche con Minecraft se ricominciare, ma comunque li ricominceremo di sicuro. State pronti anche per quella serie lì che la ricomincerò. Allora, io direi di ridispiegare anche qui e fare i suoi anche qui. Poi magari nel campo di là di farci qualcosa con la paglia, almeno lo andiamo a vendere e ci guadagniamo un po' di soldi, ecco. Allora giriamo un po' così, un po' come possiamo. I mezzi, come vi ho detto, sono sempre quelli, però purtroppo ho dovuto cavare il fattore perché non era una mod che avevo installata, però come ho detto state tranquilli perché la reinstalleremo, state tranquilli. Comunque il nostro concessionario mi aveva parlato che oltre al trattore in prova da darci c'aveva un'altra roba da darci che dopo andremo a vedere, come vi ho detto appunto nei prossimi episodi, però non so bene di cosa parlare. E sarebbe ora, ragazzi, anche comunque verso il quinto episodio, oltre ad andare ad acquistare, ovviamente, se ci piace il nostro trattore, cioè il nostro, via, quello che ci dà in prova, sarebbe bene provare anche ad acquistare le pecore, ecco, magari per guadagnarci un pochino con la lana e tutto. Non guardate, ragazzi, come sto seminando ora perché semino un po' così alla cavolo di cane, però comunque viene sempre seminato bene, perché comunque, ragazzi, la seminatura è una cosa molto difficile, diciamo, perché stare in cabina non è il massimo, è il massimo, perché comunque non vedi dove devi andare, eccetera eccetera, ecco. Però magari se io sto così, se sto girato, è un po' un casino. Avevo intenzione, ragazzi, di comprare quel bagaglio che adesso non mi ricordo il nome, che te lo piazzi davanti agli occhi, che va legato con delle cose, no? La testa, che te ti sposti con la testa e ti si sposta anche lui dentro la cabina del trattore. E quello sarebbe un ottimo coso, perché tipo se mi giro almeno ho subito la visione già pronta, tipo con la testa vado più veloce, capito? Quindi non rischio di
non andare fuori strada, eccetera, eccetera, e riesco anche a seminare da dentro la cabina o fare altre cose. Ok ragazzi, bene, dunque, io direi che andremo a seminare anche questo campo qua, ma più avanti. Ah, vi volevo far vedere un'altra cosa. Aspetta, fammelo spegnere sto trattore. Ok, perfetto. Vi volevo far vedere che ho tirato giù tutti e quanti gli alberi qui, quelli che mi davano fastidio anche quando trebbiavo, quindi vedete che abbiamo una bella visuale più bella, ecco. Allora ragazzi, io direi che la farm è rimasta la stessa, la trebbia uguale, tutte e mezzo uguali a quelle di prima parte, il fattore. Io direi che anche per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un bel commento, un bel pollice in su, se volete che ritorni ragazzi, mi raccomando, dovete commentare, iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, bella ragazzi!